Benissimo, in questa nuova lezione ci occupiamo della determinazione del massimo comune divisore, che ricordiamo che in inglese si indica con GCD, e in particolare noi vedremo sostanzialmente due algoritmi. Il primo algoritmo che vedremo è il cosiddetto algoritmo euclideo, che è quello che generalmente non si fa nella scuola superiore, ma è l'algoritmo più efficiente che ci permette di ricavare anche una serie di risultati particolarmente significativi. Dopodiché, nella parte finale, dopo aver introdotto i numeri primi e la scomposizione dei numeri in fattori primi, vedremo il metodo insegnato nella scuola superiore per determinare il massimo comune divisore attraverso la scomposizione di numeri primi. Ecco, naturalmente questo metodo è un metodo poco efficiente che può essere utilizzato in esercizietti con numeri interi molto piccoli di cui siamo capaci a scomporre i fattori primi, mentre invece con numeri molto grandi, questo metodo risulta essere davvero inefficiente. Va bene, lunghissimo e quindi da non prendere in considerazione. Allora, ricordiamo il teorema relativo a quello che si chiama l'algoritmo della divisione. Cioè, supponiamo di prendere due numeri naturali, AB. Ecco, liberiamoci dei numeri naturali coincidenti con lo zero. Lo zero non è molto significativo, diciamo, in questo contesto. Allora, quello che noi sappiamo è che esiste ed è unico QR appartenente all'insieme dei numeri naturali, tali che A è uguale a Q per B più R con 0 minore uguale di R minore di bene? Ora, supponiamo, tanto per fissare le idee, che A sia maggiore di B. Va bene? Diciamo maggiore uguale. È ovvio che se A è maggiore uguale di B, il massimo comune divisore è A uguale a B. Quindi, caso interessante, quando uno dei due è strettamente più grande dell'altro. Ora, supponiamo che A è maggiore o uguale di B e vogliamo andare a determinare il massimo comune divisore dei numeri A e B. Allora, attenzione, perché noi, grazie all'algoritmo della divisione, siamo in grado di scrivere A uguale a QB più R. Però che cosa vediamo in sostanza? Noi vediamo che se il massimo comune divisore dividendo A e dividendo B deve anche dividere R. Va bene? D'altra parte, qualunque divisore che divide R e che divide B deve dividere anche A. Ma allora questo vuol dire che il massimo comune divisore di A e B è il massimo comune divisore fra B e R. Naturalmente questo è molto importante, va bene? Perché? Perché noi passiamo dai due numeri A e B ai due numeri B ed R, dove ricordo che B è più piccolo di A ed R è più piccolo di B, quindi ci stiamo abbassando. E allora naturalmente noi possiamo a questo punto applicare l'algoritmo della divisione fra B ed R in modo da ottenere un resto più piccolo di B e così via. Bene, cerchiamo di essere un pochino più precisi. Allora, noi abbiamo A con l'algoritmo della divisione uguale a Q1B più il resto, lo chiamiamo R1. Quindi attenzione, sia il quoziente che il resto lo indichiamo con l'indice 1. Ora, in base a quello che abbiamo detto, noi a questo punto consideriamo P ed R1 e quindi
abbiamo detto che il massimo comune divisore fra A e B è uguale al massimo comune divisore fra P ed R1. Quindi applichiamo nuovamente questo metodo e scriviamo Q2P più R2. Qui cerchiamo di essere un pochino più precisi. 0 è minore uguale di R1 minore di P. Qui abbiamo 0 minore uguale di R2 minore di R1. Qui mi sono sbagliato. Devo scrivere naturalmente R1. Ok? Quindi vedete che il resto sta via via diminuendo. Quindi se vogliamo un metodo di discesa, va bene? Ed è anche, se vogliamo, un metodo di tipo diagonale, no? Il B finisce qui, l'R1 finisce qui. Continuiamo. Adesso mettiamo qui R1 uguale quindi a Q3 R2 più R3, naturalmente con 0 minore uguale di R3 minore di R2, quindi anche qui si tratta di un metodo diagonale perché l'R1 finisce qui, l'R2 finisce qui. E naturalmente si è avanti così fino a quando si giunge a Rn-1 uguale a Q di n più 1 di Rn più 0. Va bene? Allora, a questo punto, in base a quello che abbiamo detto prima, che cosa succede? Succede che il GCT di A e B sarà uguale al GCT di Rn-1 Rn, ma attenzione che Rn è divisore di Rn-1, quindi questo è uguale ad Rn. Quindi, se vogliamo, il massimo comune divisore fra A e B risulta essere per l'appunto l'ultimo resto. Bene, adesso quello che possiamo fare è un esercizio di calcolo del massimo comune divisore. Quindi determinare il massimo comune divisore di 42.823,6409. E qui naturalmente diciamo, la sfida è quella di utilizzare il metodo insegnato nel primo anno di scuola superiore, cioè cercare di scomporre in fattori 42.823, poi 6.409, dopodiché dopo un bel po' di tempo si riesce a determinare il GCT. Vediamo invece con il metodo imparato dall'algoritmo euclideo per la determinazione dell'MCD, come si calcola questo MCD. Allora, partiamo da 42.823, va bene? Se abbiamo una calcolatrice, facciamo la divisione per 6.409 e otteniamo 6 per 6.409 più 4.369. Benissimo. Adesso, in base al metodo diagonale, dobbiamo considerare 6.409 uguale a 4.369. Facciamo la divisione, naturalmente qui c'è 1 e poi qui c'è 2.040. Allora, qui scriviamo 4.369, qui mettiamo il 2.040, qui un più. Allora, dobbiamo mettere il 2, facciamo la differenza e viene fuori 289. Va bene? Poi qui mettiamo, attenzione, questo non è il 2004, ma bensì il 2040. Poi mettiamo qui il 2040, qui il 289,
Bene, facciamo la divisione, viene 7 e il resto viene 17. Va bene? A questo punto mettiamo qui 289, qui mettiamo il 17, va bene? Per, facendo la divisione viene proprio 17, ma questo è un caso. Invece qui si ottiene più 0. E allora comprendiamo che diciamo l'ultimo resto, naturalmente diverso da 0, è questo, è il 17, e quindi il massimo comune divisore tra questi due numeri, diciamo abbastanza grandi, risulta essere 17. Va bene? Quindi notiamo un metodo particolarmente semplice. Ecco, se però guardiamo bene, se guardiamo bene questo metodo, eccetera, guardiamo un attimo, questo 4369 è scritto sostanzialmente tre volte, così come questo 2040 è scritto tre volte, come questo 289 è scritto tre volte. Poi, il 17-17 è scritto semplicemente due volte, una volta qui e una volta qui nella casella colorata di giallo. Va bene? Allora si può trovare un metodo, diciamo, di scrittura per non riscrivere così tante volte, diciamo, i resti, perché abbiamo capito che vengono scritti generalmente tre volte. Allora facciamo una tabellina di questo tipo. Nella prima colonna mettiamo i quozienti, nella seconda colonna mettiamo i resti. Allora, stiamo attenti che possiamo chiamare questo numero A con R indice, pedice, chiedo scusa, alla meno 1, e questo con R pedice 0. Dopodiché, attenzione, il vero resto, il vero primo resto è questo che lo indichiamo appunto con R1. Allora, mettiamo qui il resto, diciamo, mettiamo qui il resto R-1, che è 42.823, poi il quoziente abbiamo detto che è 6, va bene? Il resto R0 è 6.409, va bene? Il quoziente è 1, quindi qui il andiamo a mettere come primo resto 4.369, va bene, poi qui scriviamo 2, va bene, qui 2040, poi qui scriviamo 7, qui 289, quindi qui 17, qui 17, resto 0, e quindi il massimo comune divisore risulta essere questo. Quindi qui, diciamo, poi vedete voi come fare negli esercizi che, specie nelle gare, richiedono velocità, trovate un modo per non stare a duplicare troppo le informazioni. Bene. Allora, dopo aver visto l'algoritmo euclideo, da questo algoritmo vogliamo dedurre un teorema che generalmente nella scuola superiore non viene fatto, ma che è un teorema molto importante poi per quanto riguarda i giochi matematici. Perché? Perché per ogni, attenzione, A e B, che ormai abbiamo deciso di prenderli naturali, strettamente positivi, in modo da non dover discutere le particolarità, allora esistono x, direi esistono e sono unici, x, y appartenenti a z, tali per cui il massimo comune divisore GCD di AB deve essere uguale ad AX più BY. Va bene? E questo è un fatto di per sé molto, molto interessante. Va bene? Cioè, il massimo comune divisore è uguale
di A e B è uguale ad A per un intero più B per un intero. Questo fatto non è così evidente. Sicuramente è molto difficile se noi il massimo comune divisore lo determiniamo con la scomposizione in fattori primi. Allora, veniamo alla dimostrazione di questo fatto. Allora, innanzitutto, se ci ricordiamo, noi abbiamo visto che A è uguale a Q1B più R1. Quindi questo che cosa significa? Significa che R1 è uguale ad A meno Q1B. Cioè, in altre parole, R1 lo possiamo scrivere come AX1 più BY1. Andiamo a vedere adesso R2. Allora, noi abbiamo detto che poi scriviamo B uguale a Q2 R1 più R2. Ma allora questo che cosa ci porta a dire? Ci porta a dire che R2 è uguale a B meno Q2 R1. Va bene, ma R1 lo posso scrivere come AX1 più BY1. Ma e quindi facendo un piccolo raccoglimento, noi arriviamo a scrivere che AX2 più BY2 ci dà R2. È chiaro che poi si procede, diciamo, in questo modo, fino ad arrivare a scrivere Rn come AXn più BYn. Però attenzione, chi è Rn? Beh, Rn altro non è che il massimo comune divisore di A e B. E quindi questo ci dice che xn sarebbe il nostro x, yn sarebbe il nostro y. E quindi direi che il teorema risulta per l'appunto essere dimostrato. Bene, allora direi di utilizzare, diciamo, il metodo visto precedentemente, cioè l'algoritmo Euclideo nell'esercizio precedente per determinare appunto questi interi x e y. Allora, ricordiamoci che avevamo R di meno 1 uguale a 42.823, R di 0 uguale a 6.409, però ancora prima noi avevamo scoperto che il GCD di A e di B, attenzione, questo è il numero A, questo è il numero B, era uguale a 17. Quindi questo che cosa significa? Significa che 42.820, esisterà un x e un y, tale per cui 42.823 per x più 6.000 409 per Y deve essere uguale a 17. E quindi attenzione, questa potrebbe essere un'equazione negli interi, no? Determinare gli interi X e Y in modo che questa equazione abbia una soluzione. Va bene? E allora, cosa bisogna fare? Bisogna vedere che 17 è appunto il massimo comune divisore di questi due numeri e poi attraverso l'algoritmo euclideo del massimo comune divisore determinare X e Y. Allora, procediamo con ordine. Allora, sicuramente 42.823 si può scrivere naturalmente come 42.823 per 1 più 6.409 per 0. Questa, attenzione, è l'R-1. Adesso tocca all'R0, cioè 6.409 è uguale a 42.823 per 0 più 6.409 per 1. Bene, adesso se andate a prendere l'esercizio precedente, vedrete che il resto R1 è appunto 4.369, questo è R1. E se guardate, diciamo,
la divisione che abbiamo fatto, questo deve essere uguale a 42.823, per che cosa? Per 1, più 6.409 per meno 6. Ok? Allora adesso cosa facciamo? Prendiamo appunto il nostro R2, il resto R2, se vi ricordate bene, era 2040, va bene? E ci va un attimo a capire che è uguale a 42.823 per meno 1 più 6.409 per 7, va bene? Poi abbiamo il resto R3 che è uguale a 289 e anche qui si vede subito che deve essere uguale a 42.823 per 3 più 6.409 per meno 20 e l'ultimo resto, il resto R4, è appunto 17 che si scrive come facciamolo il passaggio, non l'ho mai fatto vedere nei passaggi precedenti, adesso lo facciamo vedere. Si scrive naturalmente come 2040 meno 7 per 289, va bene? Adesso andiamo a sostituire al posto di 2040 questa espressione, al posto di 289 quest'altra espressione, però per il 289 bisogna moltiplicare per meno 7, quindi con un piccolo calcolo si ottiene, spero di non aver commesso errori, si ottiene appunto 42.823 per meno 22 più 6.409 per 147. E allora la X è rappresentata da meno 22 e la Y da 147, quindi bisogna andare qui e mettere meno 22, qui 147. Va bene? E quindi questo è un fatto molto interessante. Allora, un esercizio che vi lascio da fare è questo. Determinare x, y appartenente a z tale che 267x più 118y è uguale ad 1. Questo è il momento per fermare il video e procedere per conto tuo. Allora, osserviamo che 267 e 118 hanno soltanto 1 come fattore in comune. Quindi questo vuol dire che questo 1 è proprio il GCD di 267 e di 118. Allora, applicando l'algoritmo euclideo per la determinazione del massimo comune divisore, puoi scoprire che, se non ho sbagliato a fare i conti, che x è uguale a meno 19 e che y è uguale esattamente a 43. Va bene? Allora, attenzione. Uno potrebbe dire, ma possiamo scrivere un algoritmo per la determinazione di x, y? Quindi attenzione, riscriviamo. Ax più by uguale a gcd di a e di b. Allora, possiamo costruire, ripeto la domanda, un algoritmo per la determinazione di xy? La risposta è naturalmente positiva. Addirittura questo algoritmo può essere implementato anche in un linguaggio di programmazione. Perché? Perché partiamo da R i meno 2. Allora, R i meno 2
si scrive esattamente come QI-1 per RI-1 più RI ed è uguale ad A XI-2 più B YI-2. Adesso facciamo la stessa cosa con RI-1 che è uguale a qui RI più RI+1 uguale ad A XI-1 più B YI-1. Quindi sostanzialmente siamo andati a trovare il generico passo e abbiamo scritto quello che ci interessava scrivere. Ora, da qui noi siamo in grado di ricavare RI, no? RI si scrive come? RI si scrive come RI-2 meno QI-1 per RI-1. Ora, RI-2 si scrive come AXI-2 più BYI-2. Poi metto un meno QI-1 e al posto di RI-1 vado a sostituire questa espressione qui. Va bene? Adesso facciamo un piccolo raccoglimento. Va bene? Quindi salgo un attimo qui sopra. Ok? Facciamo un piccolo raccoglimento e ricaviamo che cosa? Ricaviamo che RI è uguale a che cosa? Ad A. Va bene? XI-2 meno QI-1 per che cosa? Per XI-1 più P per YI-2 meno QI-1 YI-1. Ma allora questo qui che cos'è? È X, I e questo è YI. Dunque, attenzione, facciamolo per bene. Facciamolo per bene. Dunque abbiamo che XI è uguale a XI-2 meno QI-1 XI-1 e YI è uguale a YI-2 meno QI-1 YI-1. Attenzione che poi abbiamo, naturalmente, questo l'abbiamo già scritto, R con I è uguale a RI-2 meno QI-1 RI-1. Quindi questo è lo schema iterativo che dobbiamo utilizzare per determinare i resti, le X e le Y successive. Naturalmente ogni schema iterativo deve comunque partire, per cui noi dobbiamo essere in grado di dare le varie grandezze, diciamo, precedenti, cioè la grandezza meno 1 e la grandezza 0. Allora, facciamolo. Allora, attenzione, R di meno 1 lo chiamiamo A, R di 0 lo chiamiamo B. Se vi ricordate, avevamo messo X-1 uguale a 1, Y-1 uguale a 0, poi X0 uguale a 0 e Y0 uguale a 1. Poi ci manca soltanto più il Q0,
perché attenzione che in queste formule, mentre la R, la X e la Y partono da I-2, il Q parte da I-1, quindi il Q0, e il Q0 deve essere per l'appunto uguale a 0. Quindi attraverso, diciamo, questo schema, noi siamo in grado di determinare abbastanza velocemente X e Y. Quindi si potrebbe pensare ad uno schema di questo tipo, qui si mette il passo I, qui si mette, diciamo, il QI, va bene? Qui si mette, se vogliamo, l'R I, va bene? Qui si mette la X I. Ecco, no, ho detto una stupidaggine, cioè il QI meno 1, quindi il Q, se vogliamo, il Q di 0, lo determiniamo direttamente dall'algoritmo euclideo, quindi Q0 non è 0, perché sennò sarebbe, come si vede, RI uguale a RI meno 2. E allora, come lo determiniamo il QI meno 1? Allora, andiamo a considerare, diciamo, RI meno 2 uguale a QI meno 1, RI meno 1 più RI, va bene? E quindi nello schema della divisione comparirà naturalmente il QI meno 1. L'RI meno 2 chi sarà? L'RI meno 2 è per l'appunto A, va bene? L'RI meno 1 sarà il B, quindi qui metteremo sostanzialmente il Q di 0, va bene, e qui metteremo naturalmente il R1, ok? Per cui il Q di 0 nasce proprio dalla divisione di A con B. Quindi abbiamo 1 QI RI XI e naturalmente Y I, si parte da meno 1, poi da 0 e così via, va bene, e si viene a determinare sia il massimo comune divisore che l'ultimo x e l'ultimo y, che sono quelli per cui scriviamo a per x più b per y uguale al massimo comune divisore. Ecco, naturalmente, diciamo, possiamo generalizzare un pochino dicendo: supponiamo di avere una terna di numeri. Supponiamo questa terna non nulla e ci chiediamo: quando esistono x e y appartenenti a z, tale per cui ax più by è uguale a c. Quindi attenzione, scelti tre numeri ABC non nulli, ci chiediamo quando esistono due interi x e y, tali per cui ax più by è uguale a c. Allora attenzione, ciò è vero se e solo se il massimo comune divisore tra A e B divide c. Questo è un teorema molto interessante, perché ci permette sostanzialmente di stabilire quando l'equazione ax più by uguale a c ha soluzione. Andiamo a vedere appunto la dimostrazione. Allora, supponiamo che il massimo comune divisore divida c. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che c è uguale al massimo comune divisore, va bene, per un numero k. Ok? Allora, attenzione, noi sappiamo già che ax stella più by stella è uguale a cgt ab, cioè esiste, diciamo, un x stella, y stella appartenente a z, per cui vale questa equazione qui. Ora, se moltiplichiamo ambo i membri per k, che cosa otteniamo? Otteniamo al secondo membro la c, questo x star k diventa x, questo y star k diventa y, e diciamo l'implicazione risulta essere dimostrata.
Vogliamo adesso procedere nella dimostrazione della seconda implicazione. Allora, noi sappiamo che esistono, diciamo, x e y appartenenti a z, tale per cui, diciamo, a x più by risulta essere uguale a c. Ora, qual è il punto? Il punto è che il gct ab divide a e divide anche b. Allora, se divide a e divide b, e allora il gct di ab deve dividere anche c. Va bene? E quindi il teorema, questo teorema molto significativo, è risolto. Quindi attenzione, quando vogliamo andare a risolvere un'equazione di questo tipo nell'ambito degli interi, va bene? E allora sappiamo che questa equazione sicuramente non è risolubile se solo se il massimo comune divisore di A e B non divide C. Vediamo un esercizio per capire come si può risolvere un'equazione dove al secondo membro non c'è proprio il massimo comune divisore. Allora, naturalmente in base, diciamo, all'esercizio fatto in precedenza, consideriamo la seguente equazione: 42.823x più 6.409y uguale a 34. Va bene? Noi sappiamo che il GCT, questo lo chiamiamo A, questo lo chiamiamo B, di A e B è 17 e 34, guarda caso, è 2 per 17. Allora noi cosa facciamo? Prima andiamo a risolverci l'equazione 42.823x stella più 6.409 y stella uguale a 17, che è il massimo comune divisore, e quindi in base ai conti fatti abbiamo trovato che x stella è meno 22, mentre y stella è uguale a 147. Allora a questo punto, per ricavare x basta moltiplicare 2 per x stella, e per ricavare y basta moltiplicare 2 per y stella. Questo è un esercizio da tenere sempre bene a mente. Bene, allora adesso dobbiamo vedere delle belle applicazioni dell'algoritmo euclideo, che a volte nella scuola superiore vengono date per scontate. Quindi facciamo, io lo vedrei come una serie di remarks. Non starei a vederli come teoremi, anche se possono essere visti come teoremi e corollari, naturalmente. Allora, primo remarks è questo. Supponiamo che il massimo comune divisore di due numeri A e B sia uguale ad 1. Va bene? Cioè, questo vuol dire che A e B non hanno fattori in comune, a parte 1 che è banale. E supponiamo che A divida BC. Attenzione, stiamo supponendo che A e BC siano numeri naturali positivi. Allora, attenzione che A deve dividere C. Proviamo a fare una dimostrazione di questo fatto. Naturalmente, non l'ho detto, lo dico adesso, quando il massimo comune divisore fra due numeri A e B è uguale a 1, allora A e B si dicono relativamente primi, coprimi. Va bene? Allora, attenzione, come si dimostra questa proprietà? Guardiamo bene. Allora, siccome GCD di AB è uguale a 1, vuol dire che esistono due interi x, y appartenenti a z, tale per cui a x più by deve essere uguale a 1. Adesso possiamo moltiplicare tutto quanto per c, quindi acx più b
BCY uguale a C. Ora, A sicuramente divide ACX. Per ipotesi, A, dividendo BC, deve dividere anche BCY e quindi A deve dividere C. Quindi questa bellissima proprietà risulta essere per l'appunto dimostrata. Seconda osservazione. Allora, diciamo, qui bisognerebbe dare la definizione di numero primo. Che cosa si intende per un numero primo P? Si intende un numero naturale, diciamo, diverso da 1, diverso da 0, diverso da 1, va bene? Quindi possiamo dire un numero naturale diverso da 0, diverso da 1, tale per cui soltanto 1 e P dividono P, cioè P ha come divisori soltanto i divisori banali, cioè 1 e P. Ok? Quindi questa è la definizione di numero primo. Allora, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se P è primo e P divide BC, allora P divide B o P divide C. Va bene? Allora, la dimostrazione, diciamo, è abbastanza evidente perché supponiamo che P non divida B. Allora, è chiaro che il massimo comune divisore fra P e B risulta essere uguale a 1. Va bene? Siccome P divide a questo punto B e C, allora in base al remark 1, P deve dividere C. Ok? Poi naturalmente possiamo generalizzare, cioè nel senso che se P divide, che ne so, A1, A N, una enupla di numeri naturali, diciamo, diversi da zero, allora questo vuol dire che P divide A1, or P divide A2, or puntini puntini, P divide ADN. Va bene? Possiamo naturalmente anche generalizzare dicendo sostanzialmente che se noi abbiamo una M1 che divide A e un M2 che divide A, allora se il GCD di M1 M2 è uguale a 1, cioè se M1 ed M2 dividono A e non hanno fattori in comune, allora M1 per M2 deve dividere A. Va bene? Non insisterei, diciamo, sulla dimostrazione di questi risultati, eccetera, perché sono risultati piuttosto noti. Però sicuramente in base a quello che abbiamo detto in questa lezione possiamo sicuramente ricostruire. Allora, adesso direi che possiamo fare qualche esercizio interessante. Allora, supponiamo di avere, diciamo, un polinomio f di x a coefficienti interi, quindi un polinomio f di x che appartiene all'anello dei polinomi a coefficienti interi. Supponiamo che esista una x0 appartenente a Q, tale per cui f di x0 risulti essere uguale a 0. Allora, x0 appartiene a z e poi ci viene chiesto di dedurre
che la radice ennesima di 2 è un numero irrazionale, quindi appartiene ad R meno Q. Allora, questo è il momento per fermare il video e procedere per conto tuo nella risoluzione di questo esercizio. Dunque, questo esercizio ci dice che un polinomio a coefficienti interi o ha soluzioni intere oppure non ha soluzioni razionali. Va bene? Questo è quello che ci viene detto. Allora, dimostriamolo questo fatto. Allora, scriviamolo esplicitamente questo polinomio a coefficienti interi. Lo scriviamo come f di x uguale a x di n più a di n meno 1, x di n meno 1 più a di 1 x più a di 0. Ora, qualcuno potrebbe dire, ma scusi, ma qui non ci dovrebbe essere un a di n? Certo. In principio può anche esserci un ADN diverso da 0, no? Dopodiché però quando noi eguagliamo f di x a 0 possiamo sempre dividere per ADN per fare in modo che il polinomio abbia come coefficiente direttore, cioè come coefficiente della massima potenza, il valore 1. In questo caso il polinomio si dice anche monico quando il coefficiente direttore è uguale a 1. Quindi non è restrittivo assumere ADN uguale a 1. Supponiamo allora che x con 0 uguale ad alfa beta sia, con alfa e beta interi naturalmente, sia soluzione di questo polinomio. E supponiamo che alfa e beta siano primi fra loro. Quindi andiamo a fare il GCD di alfa beta uguale a 1, cioè alfa beta non hanno fattori in comune. Andiamo a sostituire. Vediamo cosa succede. Si ottiene alfa n più, e facciamo poi anche il minimo comune multiplo, naturalmente è uguagliato a 0, possiamo mandare via il denominatore beta la n, abbiamo a n meno 1 alfa n meno 1 per beta più a di 1 alfa beta n meno 1 più a di 0 beta alla n uguale a 0. Allora, attenzione, che cosa succede? Succede che beta naturalmente divide lo 0, ma beta divide anche questa espressione. Allora vuol dire che beta deve dividere alfa n, ma se beta divide alfa n, siccome il GCD alfa beta uguale a 1, vuol dire che il beta deve dividere alfa, e questo naturalmente è assurdo. Quindi questo è dimostrato, che il beta deve essere uguale a 1. Quindi x con 0 deve essere uguale ad alfa. Va bene? Allora, adesso andiamo a prendere questo, dedurre che la radice ennesima di 2 è un numero irrazionale. Facciamoci questo semplice calcoletto. Radice ennesima di 2 uguale ad x, eleviamo tutto ad n e abbiamo che cosa? X alla n meno 2 uguale a 0. Allora, questa equazione a coefficienti interi, se ha qualche soluzione razionale, questa qualche soluzione deve essere intera. Ma non esiste nessun numero intero che elevato ad n mi dia 2. Quindi vuol dire che la radice ennesima di 2 è sicuramente irrazionale. Bene, allora direi che siamo ormai quasi al termine di questa lezione, dobbiamo ancora vedere alcune cose sui numeri primi. Allora, sicuramente un teorema dovuto a Euclide ci dice che i numeri primi sono infiniti. L'insieme dei numeri primi infinito. Allora, la dimostrazione, diciamo, è semplice, ma è una pietra miliare nella storia della matematica, perché è una dimostrazione per assurdo. Forse una delle prime dimostrazioni per assurdo.
Supponiamo che l'insieme dei numeri primi sia fatto da un numero finito di primi, per esempio P1, Pn. Attenzione che esistono senz'altro numeri primi come 2, 3, 5, eccetera. Supponiamo che siano n grandi. Allora, consideriamo il seguente numero. P1 per Pn più 1. Allora, in base al teorema fondamentale dell'aritmetica, che ahimè dimostrerò fra poco, ma no, non c'è neanche bisogno di invocarlo, non c'è bisogno di invocarlo. Allora, questo è un numero. Allora, se questo fosse un numero primo, beh, non essendo uguale né a P1 né a Pn, contraddirebbe l'ipotesi di riduzione all'assurdo. Supponiamo che non sia un numero primo. Allora, se non è un numero primo, vuol dire che deve essere divisibile. Ora no, ho detto una stupidaggine, dobbiamo invocare il teorema fondamentale dell'aritmetica che vedremo fra poco. Cioè, uno di questi n grandi numeri primi deve per forza dividere questo numero. Per esempio, sia P1. Ma siccome P1 divide P1 per Pn, allora P1 deve dividere anche 1. Questo è assurdo. Quindi, attenzione, per dimostrare che l'insieme dei numeri primi è infinito, ho utilizzato il teorema fondamentale dell'aritmetica che in realtà dimostrerò fra poco. Quindi, diciamo, volendo, questo teorema andrebbe messo dopo. Mi scuso se non taglio il video in modo da incollare questo teorema dopo. Allora, teorema fondamentale dell'aritmetica. Teorema fondamentale dell'aritmetica. Allora, possiamo dire che per ogni naturale n maggiore o uguale di 2 esiste e sono unici P1 PK numeri primi alfa 1 alfa k appartenenti a n star, tali che n si scrive come P1 elevato ad alfa 1 e pk elevato ad alfa k. Vogliamo dimostrare questo teorema. Allora, possiamo partire prima a dimostrare l'unicità e poi possiamo provare a dimostrare l'esistenza. Allora, l'unicità. Beh, allora supponiamo di avere, diciamo, P1 alfa 1 PK alfa K uguale a Q1 beta 1 QS beta S. Va bene, dove Q1 e QS sono numeri primi, B1, beta 1, beta S sono numeri naturali positivi, così come alfa 1, alfa K sono numeri naturali positivi e P1 e PK sono numeri primi. Allora, questo che cosa significa? Significa che P1 divide questo. Quindi vuol dire che P1 deve dividere questo. Quindi supponiamo che P1 divida Q1 elevato a beta 1. Allora vuol dire che P1 divide Q1, ma siccome P1 e Q1 sono numeri primi, vuol dire che P1 è uguale a Q1. E in modo perfettamente analogo si vede che beta 1 è uguale ad alfa 1. E a quel punto si vede anche che S è uguale a K e tutti i QI sono dei PI e viceversa, sono dei PJ e viceversa. Quindi la dimostrazione dell'unicità è senz'altro data. Vogliamo dimostrare l'esistenza. Allora, lo facciamo per assurdo, sia n numero naturale maggiore o uguale di 2, per cui questo teorema non sia valido. Va bene? Cioè il numero n non si fattorizza con numeri primi. Allora, questo significa che il numero naturale n non può essere primo e quindi si deve fattorizzare in questo modo: n uguale a d per m con 1 minore di d minore di n. Ma siccome D ed M sono numeri naturali più grandi di
più piccoli, chiedo scusa, di n e sicuramente maggiori o uguali di 2, è chiaro che si devono fattorizzare attraverso i numeri primi, per cui otteniamo una fattorizzazione del naturale n. Ultima osservazione è questa. Supponiamo di avere due numeri naturali non nulli, diciamo, maggiori di 2, maggiori uguali di 2, quindi A1 B1 maggiore uguale di 2. Allora, questi numeri, per il teorema fondamentale dell'aritmetica, si fattorizzano in questo modo. P1 alfa 1, PS alfa S. Questo è A, chiedo scusa. Questi qui sono A, A e B, non A1 e B1. Poi B sarà P1 beta 1, PS beta S. E allora, facciamo in modo che gli alfa I e i beta I siano maggiori o uguali di 0. Va bene? Perché? Perché A potrebbe avere fattori primi che non stanno in B, così come in B ci potrebbero essere fattori primi che non stanno in A. Allora facciamo in modo che tutti i fattori primi compaiono eventualmente con esponente uguale a 0 e quindi siano sostanzialmente degli 1. Allora, come è noto, il GCD, il massimo comune divisore fra A e B, si deve poter scrivere come P1 del minimo di alfa 1 beta 1 per PS il minimo di alfa S beta S. Ecco, va bene? E allora qual è il punto? Il punto è che questo metodo richiede innanzitutto la fattorizzazione in primi di A e B, che è un'operazione particolarmente poco efficiente. Di conseguenza, attenzione che l'algoritmo euclideo della determinazione del massimo comune divisore gioca un ruolo più importante di questa scomposizione, sebbene questo metodo di scomposizione in fattori primi è il metodo che viene insegnato sempre